Ma la mia moglie ha visto il titolare parlare con la polizia. Oh, mi viene una cavolta! Ennesimo furto nella zona di Saione ad Arezzo, ma stavolta dopo un faccia a faccia con il ladro, un dipendente coraggioso è riuscito a farlo arrestare. Sono le 16 di un lunedì pomeriggio qualunque, nella pausa tra il pranzo e la cena, un dipendente del sushi bar number one sente un rumore. Il ladro era entrato pensando di poter agire indisturbato, aveva forzato la saracinesca e stava portando via la cassa. Il ragazzo se n'è accorto, lo ha affrontato. Fammi vedere cos'hai in quella borsa, gli avrebbe detto. Lui avrebbe ceduto, chiedendo però di non chiamare la polizia, poi sarebbe scappato. Il dipendente lo ha raggiunto e due si sono inseguiti per via Vittorio Veneto, come mostra questo video pubblicato dal quotidiano La Nazione di Arezzo. Il ladro è caduto a terra, ha sbattuto la testa ed è stata così allertata la polizia ed il 118. È stato soccorso ed arrestato e a Saione si torna di nuovo ad avere paura. Anche noi qui abbiamo avuto un problema in quanto una persona non ben identificata, perché la mia mamma ha avuto così tanta paura che non è riuscita a identificarlo con precisione, perché aveva anche un cappuccio, era entrato dietro la pedana e stava armanaccando. Quando la mamma l'ha visto, gli ha urlato contro, però poi questo ha detto: è saltato come un capretto. La mia mamma è più anziana, si è affacciata alla porta, era già arrivato al sottopassaggio, quindi non è riuscito a vedere, però la situazione sta di nuovo ripeggiorando. E l'appello è sempre rivolto alle forze dell'ordine ed in particolare alla polizia municipale. Ma sicuramente faranno il loro dovere, però mi aspetterei che loro, anziché vessarci o stressarci in continuazione perché non possiamo neanche fermarci per scaricare o caricare la nostra roba qui, mi aspetterei da loro una sorta di collaborazione nell'aiutarci, nel collaborare con noi. Cioè, il rapporto ci dovrebbe essere tra le forze dell'ordine e i commercianti, dovrebbe essere un rapporto di collaborazione, non un rapporto di aver timore noi di loro. Beh, noi abbiamo avuto una multa anche a mezzanotte e 28 minuti, la sera stavamo scaricando. Io mi aspetterei che da parte loro chi mi ha fatto la multa magari potesse entrare e mi dicesse: Lazzaroni, tutto a posto? C'è qualche problema? Oppure non che mi facesse la multa e scappasse, perché poi chi mi ha fatto la multa non è che si è fatto vedere. Questo ci dispiace parecchio.